Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo la recensione di questo oggetto qui, il traforo della Einel TCSS 405. Questa macchina ha discreti pregi e qualche difetto. Secondo me, aggiustando il tiro, potrebbe essere un'ottima macchina anche oltre le aspettative. La TCSS viene fornita in verità non proprio come la vedete nel mio video, nel senso che presenta tre differenze sostanziali. 1. Frontalmente possiede originariamente una protezione in plexiglass che io ho rimosso per comodità mia, ma che comunque se lasciata svolge il suo dovere. 2. Sul lato sinistro è chiusa da un carter, questo perché come vedremo non è necessario nativamente accedervi per forza. Vi spiegherò tra poco perché io l'ho tolta. 3. Gli alloggi delle lame non sono questi che vedete, ma sono unicamente pensati per accogliere lame con piolini. Vengono inoltre forniti 4 piedini in gomma e 2 staffe per favorire l'ancoraggio al banco di lavoro della macchina ed evitare vibrazioni durante il taglio. Anche qui io ho pensato di fare diversamente perché, non potendo lasciare la macchina sempre in posizione di lavoro, avevo bisogno di spostarla avanti e indietro. La posizione originale di questi fermi non è comodissima, per cui ho pensato di aggiungere 2 staffe di legno con delle viti molto più comode da raggiungere che mi faciliti il lavoro di spostarla. Il piano di appoggio è di circa 450x250 mm, più che sufficiente per tutte le lavorazioni più comuni di intaglio, e la macchina pesa più o meno sui 13 kg. Il piano di lavoro è inclinabile fino a 45 gradi e viene regolato appunto da dei valori su un goniometro posto sotto la base del piano. Regolazione di velocità e tasto di accensione e spegnimento. Sia il piano di lavoro che il blocco che tiene il posizionatore del pezzo e l'ugello che fa uscire l'aria per pulire la zona di lavoro non li ho trovati particolarmente deboli. È presente inoltre il soffiatore regolabile con una vite laterale che vi facilita la pulizia del piano di lavoro durante il taglio. Perché ho smontato il carter e perché non ho lasciato l'adattatore con le lame coi piolini. Sostanzialmente, per un uso hobbistico, la macchina può essere assolutamente lasciata come si trova tirata fuori dalla scatola. Però, anche appunto nel mondo dell'hobby, perché no, si ha bisogno delle volte di fare degli intagli in cui la lama deve passare inizialmente, ad esempio, in un foro molto piccolo. I pioli questo lo impediscono. Con questi adattatori che ho trovato e acquistati in rete, vi lascerò poi il link sotto nella descrizione, sinceramente ho risolto questo problema. L'unica cosa è che ho dovuto smontare il carter laterale perché nel momento in cui io ho bisogno di sostituire la lama devo accedere appunto al blocco che rimane lì sotto. Per cui, mentre coi piolini la lama si cambia direttamente dal foro messo sul piano, abbastanza anche comodo, con questi adattatori per lame lisce ho bisogno di stringere la brugola che rimane nascosta dal carter, per cui il carter è stato rimosso. Andiamo adesso a vedere qualche taglio su diverse essenze di legno che avevano lo shop. Sulla macchina è montata adesso una lama senza pioli della Baco, di cui vi lascio il link più sotto nelle note.
Quindi, riassumendo, il traforo da 120 watt della Enel TCSS405 a mio parere è la macchina da hobbisti con rapporto qualità-prezzo più vantaggioso. Il suo concorrente più blasonato anche nei social costa più del doppio, però per avvicinarsi, diciamo, a questo mondo, secondo me rimane questa una scelta. Per me ad esempio è stata una scelta obbligata dal prezzo, ma sono molto soddisfatto, soprattutto con una modifica fatta per portare le lame senza piodi, come detto. Consigliabile alla Enel, secondo me, di tornare sui suoi passi, perché un utente di Facebook, ora non mi ricordo di preciso chi, mi ha fatto vedere che effettivamente una volta le montava, poi hanno deciso di cambiare e appoggiarsi sui piodi. Scelta di marketing, però sinceramente secondo me farei un passo indietro. Tolto questo, si riesce tranquillamente a lavorare anche con le lame con i piodi. Una volta consumate le lame in dotazione, le due lame in dotazione, mi raccomando, prendete delle lame di buona fattura, perché il lavoro che dovrete andare a fare sinceramente ne risentirà in positivo. Per cui, se vi è piaciuta questa recensione, mettete un like nel canale, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima.